seguire un giocatore, ti viene in mente qualcuno in particolare? Novara. Porcari, ce l'abbiamo al telefono. Grazie per aver accettato di partecipare alla nostra trasmissione e innanzitutto ti chiediamo come stai. Bene, bene, grazie, tutto bene. A parte la classifica un po', però per il resto tutto bene. Quindi come la state vivendo questa attesa del match contro il Parma? Ah, intendi, io personalmente ho tutta la squadra, perché per me è una partita molto importante, diciamo, però anche per tutta la squadra, perché è un momento così, sappiamo che la classifica è un po' così, però noi ci crediamo fino alla fine, comunque veniamo a Parma sicuramente per giocarci la partita e dare il massimo, come sempre. E certamente fino a quando ancora l'aritmetica non vi condanna, ovviamente tutti sperano e lotteranno per ottenere questo traguardo. Adesso ti lascio in passo a tutti gli opinionisti, però prima ti faccio una domanda. Prima o poi ti ci rivedrai con la maglia del Parma? Bella domanda, magari, speriamo, è quella della mia città, cioè per me sarebbe un sogno, ritornare un giorno magari, non dipende da me. Filippo, ciao, sono Sandro Piovani. Senti, buonasera. Tu avevi debuttato, avevi fatto una presenza, no, col Parma? Sì, sì, sì. E adesso, e poi hai eliminato il Parma in Coppa Italia. Sì. Le stai facendo... quando eravamo in Lega Pro. Ancora. Mi ricordo bene. Senti, io ho visto il Novara. All'andata avevate fatto il primo tempo... insomma, quasi disastroso, forse il Parma aveva giocato bene, e poi invece un secondo tempo tutto carattere, perché era già un momento molto difficile per voi. Cos'è rimasto di quel Novara? Come? Cos'è rimasto di quel Novara, se è rimasto qualcosa, oltre alle difficoltà? È un Novara diverso, un Novara che crede nelle proprie qualità, cioè Tessera ha dato fiducia in noi stessi, nel gruppo, nella squadra, quello che ci mancava un po' prima, diciamo. Adesso ci siamo un po' ritrovati e nell'ultima partita penso che abbiamo dimostrato di essere la squadra che eravamo negli anni passati. Michele, tu che... Io cosa? Mi saluti dicendo anche a me salve o ce la fai a dirmi ciao? No, tutto ciao a te. Ma Sandro lo conosce bene, se no che vista l'età diciamo più male. Conosco anche lui. No, semplicemente perché sono 9 anni che devi passare da casa e prima di venire allo stadio del mercoledì devi portarmi una cosa, no? Quindi... Va bene. A parte gli scherzi. Puoi chiudere in casa. No, mi permetterei mai. Che ha fatto col cielo, non mi permetterei mai perché posso dire di averlo visto crescere e quando un paio d'anni fa ci siamo rincontrati sui campi di Serie B ero emozionato pure io, lui anche, vero Pippo? Sì, è stato un piacere. E quindi gli vorrei chiedere quali sensazioni crede possano esserci mercoledì sera nel tunnel, perché so che se l'immagina, sta studiando se stesso e sta studiando anche la sua psiche per capire come fare a non emozionarsi, vero Pippo? Infatti io sono anche uno abbastanza emotivo, dunque è una partita che sento proprio dentro, per me è una partita importantissima. Però è anche una partita importante per tutta la squadra, cioè sappiamo quello in palio 3 punti che per noi vogliono dire aria per respirare e anche per il Parma, dunque secondo me sarà una partita difficile anche sotto il livello mentale e fisico, dopo aver giocato anche domenica, dunque noi stiamo preparando la partita e questi giorni vedremo. Abbiamo appena rivisto un paio dei tuoi gol, quello con il Siena secondo me è una roba che... Vabbè. Beh no, in B ne hai fatti altri, dai. No, è vero. In Serie A no, vabbè, ok, in Serie A hai fatto solo quei due. Quello con Siena è una roba fantastica. È un gol che da ragazzino, cioè insomma, da ragazzino tiravi un po' più spesso, ne facevi un po' più spesso. E adesso perché non... da professionista non invitarlo a fare domenica, ma guarda se fa gol al Pardini io sono solo felice per lui. Non so chi è stato a dire quella cosa sotto Maio è stato Gabriele Maio. Io ciao, mi piacerebbe tanto farlo. Guarda,
Pippo, io sono sincero sempre, indipendentemente dal risultato, magari poi il Parma vince, perché sai che noi comunque tifiamo Parma, ma ti giuro che se dovessi fare gol al Tardini esulterei con te, perché è una questione personale. Anzi, non esulterei. Però tu non esulti? Dentro esulterei tanto, veramente. Cioè, dentro me stesso sarebbe veramente una forte emozione. Però l'importante sono i tre punti per noi, dunque non è importante chi fa gol o chi va in campo, l'importante è vincere. Filippo, voi avete fatto il triplo salto, no, se non sbaglio? Sì. CBA. Come cambia il calcio al di là delle qualità dei singoli, anche dal punto di vista della vita quotidiana? Quello che, cioè, secondo me, quello che è passato personalmente, posso dire che la differenza è tanto, sia dalla C alla B che dalla B alla A, cioè vedi veramente la differenza nel gioco e nei giocatori, ci sono giocatori veramente che hanno delle grosse qualità e dunque è anche più difficile giocare contro certi giocatori che poi magari giocano da più spesso in Serie A. Cioè io ho patito molto, diciamo, il salto di categoria, magari nei primi mesi, ora mi sto un po' adeguando e sto cercando di dare tutto me stesso, però posso dire che il salto di qualità dalla B alla A è veramente tanto. Filippo, ciao, sono Carlo Chiesa. Ascolta, ti volevo chiedere, al di là del fatto che, vabbè, adesso stai parlando a Parma, quindi a Novara non ti sentono, ci sono 10 punti di distacco dalla quart'ultima, è ovvio che dovete dire ci crediamo finché la matematica non ci condanna, eccetera, ma quando sei nella tua stanza, dormi per conto tuo, pensi e dici non ce la faremo mai, insomma voglio capire quanto ci credete realmente ancora a questa salvezza. Non penso quello io, però cioè, sappiamo che la crescita naturalmente è difficile e cioè, siamo tutti noi, però non c'è come di onorare la fine della maglia e andare in campo, per, cioè, alla fine non dico per noi stessi, però per questa società che alla fine noi siamo, io personalmente sono da 5 anni che sono qui a Novara e comunque non posso che dare tutto quello che ho da mettere in campo. Cioè, è normale che la classifica per noi cambia un po', però ogni partita tra le sei, dunque noi ci giochiamo tutte fino alla fine con grande rispetto per questa società e per questa maglia, diciamo. Filippo, sono scrittore, buonasera. Durante l'inverno il calciomercato in Novara ha agito pesantemente sul mercato, mi sembra che da quando è tornato Tesser lui si affidi alla squadra base che gli aveva concesso appunto di portarla dalla Serie B alla Serie A. No, non è quello, certo Tesser ci conosce da parecchi anni a noi quelli vecchi intendo, però la squadra, il gruppo ha avuto un modulo base, sapevamo quello che facevamo a memoria e adesso mi sto cercando di mettere in campo più o meno quelli, cioè, che stanno più in forma, non i vecchi, perché giocano Caraccio, Mascara, Gieda, gente che non c'era magari negli anni passati. Dunque è il mister che decide chi va in campo, non certo, cioè, per il fatto che lui è arrivato e conosce già altri i giocatori che avevamo.